Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: è morto giovanissimo il marito di una giovane attrice. Difatti William Friend è scomparso a soli 33 anni, per un'assoluta fatalità, colpito in pieno da un fulmine. È accaduto l'immaginabile. Colpito in pieno da un fulmine l'affascinante consorte dell'attrice Bevin Price durante una gita in barca. La vedova distrutta dal dolore non riesce ancora a commentare l'accaduto. Parla un'amica vicinissima alla coppia. Morto per colpa di un fulmine a 33 anni. William Friend è morto colpito da un fulmine durante una gita in barca, come tante che si fanno nel periodo estivo per staccare la spina. Aveva solo 33 anni. Il marito dell'attrice Bevin Price, nota per il ruolo di Bevin Mirsky nella serie TV One Tree Hill, ha perso la vita domenica 3 luglio mentre navigava vicino all'isola di Masombro, in Carolina del Nord, con alcuni suoi cari amici che non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, che hanno subito provato a rianimarlo ma senza alcun successo. Una fatalità la sua dipartita che ha sconvolto i presenti, la famiglia e la sua ormai ex moglie che non si dà pace per quello che è successo. Troppo assurdo e doloroso da accettare. Il messaggio con testimonianza di una cara amica. Bevin Price non ha tuttavia ancora commentato pubblicamente la notizia della morte del marito. È troppo scossa e distrutta dal dolore per farlo. E così a scrivere un lungo e accorato messaggio in suo ricordo ci ha pensato Odette Annabel, sua cara e grande amica, che ha deciso di farsi coraggio e di dire la sua. Continua a pensare al regalo che hai fatto a Bevin e a tutti quelli che ti conoscevano e che hanno potuto testimoniare la passione che ardeva nella tua anima, la passione di aiutare le persone, ha raccontato la donna. E ha poi continuato dicendo: eri perfetto per lei in qualunque modo. Hai sostenuto i suoi sogni, l'hai fatta sentire amata, l'hai adorata con ogni parte della tua anima e sarò per sempre grata di testimoniare quel tipo di amore. L'inimmaginabile è avvenuto. Erano sposati da 6 anni. I due si sono sposati nel maggio 2016, dopodiché si sono trasferiti a Wrigleyville Beach da New York per essere più vicini alla famiglia, come riporta la società di Friend, la Bisnow. Nel 2020, lui e la sua bellissima moglie hanno lanciato insieme, a dimostrazione di quanto fossero uniti, l'attività di fitness Rises. Un'attività che lei ora dovrà gestire da sola e con il suo team di lavoro. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.